A Marocco mi hanno detto di fare il video dei prezzi al supermercato. Allora adesso vado lì al supermercato qua fuori e vi faccio vedere i prezzi al Cosa che mi supermercato. fa impazzire qui veramente in Marocco? Cioè, siamo in un magazzino, c'è anche tanta roba, giusto? Zaccaria. Vai, se non alimentare, C'è dai. alimentare, non c'è un prezzo. Cioè, non c'è un prezzo. Cioè, non c'è un prezzo. Cioè, qua va tutto. Cioè, io dico, devo comprare il tonno, quanto costa? Boh. Va sentimento qua. Devo comprare le olive. Devo comprare. Quanto costa le olive? Boh. Devo comprare. Devo comprare questi qui, cucui, questi, quanto costa? Cioè, per dirti, faccio un esempio, voglio fare un esempio. Voglio comprare carta igienica. Uno dirà, vabbè, prendo la carta igienica, ci sono quattro tipi differenti di carta igienica. Cioè, guardate la grandezza del Marocco. Ci sono quattro tipi differenti. Dici, una costerà di più, una costerà di meno. Non c'è un prezzo, non c'è un prezzo, non c'è un prezzo. Cioè, uno la prende, va là, dice, e poi quello là che lo fa, cosa può? Cioè, in base a che cosa decide? Non so, se sei francese c'è un prezzo, se sei italiano, dico, c'è qui, sto qui, non so, lo sgombro, dico, tu vai a comprare lo sgombro di solito al supermercato, dici, ci sarà un prezzo al supermercato, no, cioè, uno deve comprare, no, faccio per dirti, no, devo comprare questa, cos'è? La roba dei dolci, cioè, c'è un prezzo, no, non c'è un prezzo. Ogni tanto qualcosa, sto coso qui più o meno, ma non si capisce niente. C'è una roba vecchia che sicuramente non ha niente a che fare. Tipo lì così sopra, guarda, dimmi, c'è un prezzo? Cioè uno dice no, ma il prezzo dirà, il prezzo ci sta grande, grande, il prezzo ci sarà sulla scatola. Uno dice no, l'ambre non ci sono i prezzi perché i prezzi sono scritti sulla scatola. Ma prendiamo la scatola dei pelati. Cioè, vedete il prezzo per caso? Cioè, ma uno come fa a regolarsi? Cioè, uno viene qua e dice, non lo so, c'ho qua 30 euro da spendere, 30, adesso i soldi in Marocco sono E diram. i dirham. Cioè, dico, c'ho 30 euro da spendere. Cioè, vediamo di stare nel budget. Cioè, il cioco, l'energia. Cioè, vogliamo un esempio. Il cioco energia. Uno, io voglio comprarmi il cioco energia. Quanto costa il cioco energia? Non c'è il prezzo. Cioè, ma voi ditemi se in Marocco non sono più avanti. Cioè, non c'è bisogno neanche di prezzarlo, capito? Cioè, uno dice, io devi pagare uno che si sbatte, che magari sta lì a mettere l'etichetta. Cioè, voi pensate il risparmio lavorativo che tu hai in Marocco, dove tu hai la gente che praticamente non hai bisogno, tu prendi il prodotto, lo metti su direttamente. Non hai bisogno né di mettere il prezzo, non hai bisogno di mettere l'etichetta. Poi la gente che arriva, per esempio, io sono turista, ma anche tu, giusto, Zaccaria, tu sei marocchino, dici, io voglio venire a fare la spesa in Marocco, sono in Marocco. Cioè, addirittura anche il cibo per cani, c'è un prezzo. Cioè, dici, c'ho il cane, ma perché abbiamo i gatti, noi abbiamo i gatti, giusto? Per residence ci sono i Ci sono gatti. i gatti, dici, vabbè, voglio portare i gatti. Quanto costa? Quanto? Uno si fa la domanda, ma quanto costerà il cibo per i gatti? E allora, quindi io di solito che faccio sempre il video sui prezzi all'estero, in Marocco sono in difficoltà, non posso farlo. Tu non mi dici, ma che uno mi ha scritto l'ambre, ma mi fai vedere i prezzi? E come faccio a vedere i prezzi? Non ci sono? Cioè, no, ma l'ambre, ma quanto costa questo? Ma quanto? Uno potrebbe dire, l'ambre, ma quanto costa il rotolone di carta per pulire o la carta igienica? Questa è carta igienica. Uno mi dice, l'ambre, ma quanto costa la carta? Uno mi farà l'ambre, ma quanto costa la carta igienica in Marocco? E io vengo qua, prendo il robo e dico, boh, non lo so, non c'è prezzo, non c'è prezzo, non c'è prezzo di niente. Cioè, allora, per dirti, io voglio prendere, adesso voglio prendere qualcosa, perché mi occorre, dovevo prendere qualcosa. Cioè, uno mi dice, Lambre, ma quanto costa il Garnier Ultra? Non c'è prezzo. Cioè, quanto costa quello, il Johnson? Non c'è prezzo. Cioè, non c'è prezzo. Cioè, uno mi dice, Lambre, ma mi piacerebbe sapere quanto costa, che ne so, dimmi una mano, Ogni tanto mettono un'etichetta, tipo questo c'è la, guarda, ah, questo sì è miracolo, e questo c'è un'altra cosa che non si capisce però di quale. Sì, beh, non si capisce, sì. Oppure c'è questa roba Sì, ci che è sono due vecchia. prezzi, tutti. L'olio, uno mi dice quanto costa l'olio? Niente, adesso io dico, Zaccaria, io voglio prendere questo, cos'è? Coculo talone delle gel douche. Ce l'abbiamo il No, prendilo, cioè prendilo. prendo il douche, lo Così prendo. vediamo com'è. Alla fine farei. Alla fine faremo, non lo so. Boh. Qui vendono l'aglio. Quanto costerà l'aglio al chilo? E chi lo sa? Comunque è il top qui in Marocco. La cotta alla sua maniera. La cotta alla sua maniera. In Marocco, a Marrakech.
Andavi YouTube, YouTube. Esatto, quindi e così funziona qua. Funziona così. Quindi c'è il tipo lì che fa va avanti. In Marocco funziona così, è top. C'è la calcolatrice. Top, eh? Esatto. Top. Vai. Vabbè, niente, allora abbiamo preso un bel po' di tonno, quindi il tonno costa. Abbiamo speso 20 euro, abbiamo preso riso, pasta, tonno, un po' di porcate, olive, lo shampoo, 20 euro. Ci ha fregato, non ci ha fregato, non si sa, perché non avendo i prezzi non si sa niente. Magari io ho speso 20 euro, magari arrivo con Zaccaria che parla la lingua. Magari arrivava un altro e spendeva 25, magari un altro e spendeva 15, un altro 30, non si sa. Qui quando vai a fare, cioè io sono sicuro che se domani vengo qui da sola a prendere la stessa identica cosa, il prezzo cambia.